metti la tua fede in Dio, colui che guarisce. Non ho parole sufficienti per dirti quanto sia necessario che tu riponga la tua fede in Dio. Abbi sì fiducia nei suoi servitori e profeti, ma abbi fede in Dio onnipotente, non nell'uomo. La persona che Dio ha scelto per aiutarti a ricevere la guarigione è solo uno strumento, il mezzo per un fine. La tua guarigione, la tua liberazione avvengono attraverso la tua fede nella parola e nel potere di Dio. Il Salvatore non ha mai mandato via coloro che avevano fede e non ha fatto differenza tra le persone o le loro origini, ma ha cercato la fede. E quando l'ha trovata, ha guarito gli ammalati. Una delle espressioni preferite di Gesù era «Va, ti sia fatto come hai creduto». Matteo 8,13. Un giorno, mentre Gesù stava insegnando in una casa affollata, sentì un tumulto sul tetto. Alcuni uomini stavano togliendo le tegole per calare un paralitico. Allora, guardando l'apertura nel tetto, il maestro vide scendere un materasso, poi vide qualcos'altro, qualcosa che Gesù cerca sempre prima di poter agire. La loro fede. Luca 5,20. Oggi il Signore vede la tua fede. Può sembrarti piccola, ma Gesù non ha mai detto che hai bisogno di una grande fede. Una fede grande come un granello di senape è sufficiente a spostare una montagna. So che hai fede e quella fede è sufficiente perché Gesù si fermi e dica: la tua fede ti ha salvato. Sii liberato e guarito ora. Hai bisogno di guarigione. Dio è il guaritore. Riponi tutta la tua fede in Lui. Grazie di esistere. Rick Seleria.